il 25 novembre è stato scelto come giornata simbolo della battaglia contro il femminicidio e per tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, perché non esiste economica e quella dello stalking. Viviamo in una società dove i valori e la vita non contano più nulla. 3 anni fa, il 16 febbraio, e capire se un giorno ci potrà essere mai un perdono. Ci sarebbero tante storie da raccontare, ma sono troppe, tante, e mi fermo qui, proprio perché sono troppe. Di queste vittime voglio ricordare che ci sono anche tanti bambini innocenti. In memoria delle tante vittime, anche la frazione Lago di Castellabate avrà la sua panchina rossa. La terrà nel nostro comune, la terza del nostro comune, la voglio chiamare la panchina rossa. In memoria, di chi non c'è più. E tanti palloncini rossi, questa sera li faremo volare tutti insieme nel cielo, in loro memoria. Io voglio ringraziare tutti i presenti perché mi ha dato una mano qui come consigliera e come socia della FIDAFA, e voglio, questo evento ci ha dato la possibilità di posizionare questa panchina. Poi io voglio ringraziare anche 2 ragazzi della zona Lago, che li voglio chiamare qua, che è Giuseppe Russo, non so se è presente, e Piero Niglio, perché qua ci sono i ragazzi del Lago, che sono i ragazzi semplici, i ragazzi umili, quelli che sono stati in questa scuola qui, e loro sono i ragazzi veramente dove noi sono stati sempre uniti, non si è mai sentito nulla di loro, perché alle spalle io credo che abbiano delle famiglie che le... non lo so chi è che la vuole ritirare, c'è qualcuno della famiglia? No, la diamo a Gigi che gliela dà, vai. Dai. Adesso vorrei far dire 2 parole a Dali. Io non posso fare altro che ringraziare l'associazione FIDAFA per l'impegno e per le tante iniziative che ha promosso nel corso degli anni. La FIDAFA di Castellabate, presieduta da Roberta Piccirillo, amica e alla quale mi lega un profondo rapporto di stima, non posso fare altro che ringraziarla. E oggi è una giornata importante, le giornate internazionali come quella di oggi, domani, del 25 novembre, in cui si celebra proprio l'eliminazione, permettono di sensibilizzare l'opinione pubblica verso delle tematiche che devono essere affrontate con uno sguardo attento, sensibile e con estrema urgenza. Purtroppo i numerosi reati di femminicidio che si perpetrano quotidianamente, così come le forme di discriminazione, deve investire tutta la società. Occorre, secondo me, trasmettere soprattutto alle nuove generazioni i valori importanti del rispetto, dell'uguaglianza, della pari opportunità. Perché non c'è solo una violenza fisica, ma c'è anche una violenza delle parole, del pensiero, e questa violenza lei è scheppata. E questa panchina è il simbolo, è il ricordo, è un promemoria per tutti noi quotidiano. Io devo dire la verità, appoggiato diciamo, sul suolo comunale logicamente con l'amministrazione, quando passo per vedere, vedo quella panchina rossa, mi ricordo sempre questa. La valenza di un simbolo, cioè poter far ricordare a tutti nella quotidianità che cosa significa quella panchina, quali valori sono in questa panchina
e soprattutto deve essere un monito affinché non ci sia più e in generale. Quindi grazie ancora alla FIDAPA e come amministrazione saremo sempre al fianco di queste iniziative, ora e sempre. Grazie.